Spesso capita, in particolare a terza base, ma anche agli altri interni, di dover fare una giocata su una palla inaspettatamente corta. La prima regola è quella di aggredire la palla alla massima velocità possibile, senza però perdere il controllo del corpo e completare l'esecuzione in modo corretto. Ci sono tre metodi per effettuare una giocata su palla corta. Il primo è la raccolta laterale con il solo guanto. Raccogliere con il guanto e, sempre in corsa, effettuare il tiro che dovrà essere nel momento di appoggio della stessa gamba del braccio di tiro. Il secondo è la raccolta centrale due mani. Anche in questo caso, caricare con un leggero arco in direzione di dove si dovrà tirare, raccogliere in avanti tra le gambe e effettuare rapidamente il tiro nello stesso modo. Il terzo è la raccolta a mano nuda. Sempre caricare rapidamente, un leggero arco in direzione del tiro, mano morbida per la raccolta e prosecuzione del tiro. Allenare la raccolta di una palla corta è molto divertente per i giovani e prima si inizia, meglio è. Il consiglio è quello di procedere a più step. Prima effettuare solamente la presa più volte, poi con la palla già in mano effettuare il tiro in corsa ed infine unire i due passaggi precedenti. Passaggio dall'intra base in seconda per il doppio gioco. Quando la battuta è centrale, raccogliere, aprire leggermente il piede del lato del guanto ed effettuare il tiro. Palla vicina alla seconda base, raccogliere e con un movimento unico passare al compagno la palla in questo modo. Vediamo ora il passaggio dalla seconda base all'interbase. Quando la battuta è centrale, raccogliere, ruotare rapidamente il corpo con un saltello e tirare. Quando invece la palla è vicina al sacchetto, raccogliere e con un movimento unico passarla al compagno in questo modo.
ora vediamo l'interbase che gira un doppio gioco. Avvicinarsi alla base, le due mani vicine, raccogliere ed eseguire uno shuffle e tirare strisciando la base con il piede posteriore. Ecco alcuni modi invece per una seconda base che gira un doppio gioco. Ora vediamo la toccata di un corridore. Posizionarsi a cavallo della base cercando di prendere la palla sulla linea di corsia, indipendentemente se il tiro è giusto oppure troppo corto, e con un unico movimento prendere e mettere il guanto a terra davanti alla base. Anche se il tiro arriva con un rimbalzo, non cercare di avanzare il guanto, ma mantenere la stessa linea.